Gentili telespettatori, buona giornata. Uno dei bandieroni della Lega, oltre l'autonomia, dove la Lega ha cercato di convincere, ha convinto i leghisti che l'autonomia sia quella cosa che voleva Bossi, ma che non c'entra niente, quello voleva dividere l'Italia, è una parte chiamarla Padania, no? Ecco, quindi il leghista tipo, no? Il leghista tipo crede che l'autonomia sia quello che voleva Bossi, no? La grande divisione del grande nord da tutto il resto, no? Un altro bandierone della Lega era, è 15 anni che Salvini dice che cancellerà la legge pensionistica italiana, chiamata impropriamente legge Fornero. Oggi c'è una legge numero non so che è la legge pensionistica italiana che aveva fatto la Fornero. Vi ricordate gli esodati, eccetera, eccetera. Salvini aveva fatto credere ai leghisti che la Fornero era una cattiva che ce l'aveva con gli italiani. Che poi sarebbe arrivato lui, Air Capitan, il capitano, avrebbe stracciato questa legge fatta da una cattiva per far tornare le cose come erano prima. Oh, mandiamo gli italiani in pensione a 57-58 anni, con la pensione piena, no? Quasi. Dopo 15 anni, evidentemente, ci si è accorti che, o almeno, non lo so se i leghisti lo hanno capito, che Elsa Fornero non era un ministro cattivo, no? Che ce l'aveva con gli italiani e li mandava in pensione più tardi così, giusto per il gusto. Sapete come nei film? No? No. Semplicemente aveva fatto quello perché il sistema pensionistico andava verso il fallimento. Il fallimento è stimato verso il 2028, che non è un vero e proprio fallimento, ma nel 2028 la CGA di Mestre ha ipotizzato, con i dati a disposizione, che intorno al 2028 si pagheranno più pensioni dei soldi che entrano dalle buste paga. Sistema finito, fallito praticamente. Fallito. Tecnicamente fallito. Quindi capite bene che non si può tornare più indietro. È inutile continuare ogni anno e quota 41, e 42, e 43, e tombola, e cinquina, 42, quota 41, però per andarci devi dirmi il numero che hai pensato. No, tu hai pensato... Allora, adesso basta. Lo volete capire che non si può più tornare indietro perché il sistema paese è tecnicamente fallito? Ci sono più debiti che altro? Che l'Italia non può portare né le pensioni minime a 1000 euro come sognava Silvio Berlusconi, e neanche quello che da 15 anni dice Salvini di cancellare la legge Fornero, perché non si può fare. La Lega rilancia quota 41, e però la Lega stoppa l'ipotesi di ritardare i pensionamenti anticipati attraverso un allungamento delle finestre per chi vuole lasciare il lavoro dopo 42 anni e 10 mesi di contributi, un anno in meno per le donne. L'ipotesi circolata in questi giorni prevede di aumentare il tempo d'attesa tra la maturazione del requisito e il pagamento della pensione, dagli attuali 3 mesi a 6-7 mesi. Una misura che consentirebbe notevoli risparmi, circa 1,5 miliardi l'anno. Però è 1,5 miliardi di soldi che non vanno agli italiani, e chiamamelo risparmio. Che fai, mi risparmi sui pensionati? Vabbè, andiamo avanti. Per bloccare sul nascere questa manovra è intervenuto il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che dice non è tempo di aumentare la soglia. Allora, siamo arrivati al punto di dire io ti mando in pensione prima ma non ti do la pensione. Ma cos'è, uno scherzo? È una candid camera, no? Dice guarda, io ti mando in pensione con quota 42, però tu vai in pensione e io ti comincio a pagare dopo 7 mesi. Però ti ho mandato in pensione prima.
ho mantenuto la promessa, più o meno, no? Io volevo mandarti in pensione prima dell'attuale legge pensionistica italiana chiamata legge Fornero, quindi io te l'ho promesso, ti mando in pensione prima, ma non ti pago la pensione, no? Quindi tu vai in pensione e sei senza pensione, cioè tu smetti di lavorare e per 7 mesi però io non ti do la pensione perché momento, no? Tu finisci di lavorare al 1° di gennaio e io la pensione te la do gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, te la do il 1° di agosto, cioè tu da gennaio per esempio ad agosto ti mangi le sedie a casa e sei senza luce, gas, telefono perché ti hanno tagliato tutto. Ecco, per questo che vi dico, la vogliamo smettere con questa storia di cancellare la legge Fornero, che non si può fare. Dobbiamo mettere in musica? La dobbiamo mettere in musica? Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non perché c'è qualcuno cattivo che ce l'ha con gli italiani. Non c'è nessun cattivo. Non c'è nessun cattivo e non c'è stato in passato nessun cattivo. Il punto è che il sistema pensionistico è vicino al fallimento totale. E pertanto, che faccio? Ti mando in pensione prima e non ti do 7 mesi di pensione? Naturalmente chi è che lo accetta? Nessuno. E allora che cosa serve dire ho mantenuto la promessa elettorale, io ti mando in pensione prima, quando poi tu in pensione prima non ci vai perché io ti mando ma senza pensione, cioè ti mando in pensione prima ma non ti do la pensione, ti permetto di non lavorare però ti pago dopo 7 mesi. Ma cos'è, uno scherzo? Io direi basta, ma adesso veramente basta prendere in giro gli elettori. Bisognerebbe fare un discorso in televisione o un'intervista a un giornalone e dire la situazione è questa, spiace, ma la legge Fornero, che è l'attuale legge pensionistica, non può essere cancellata. Il sistema pensionistico è vicino al fallimento. Mandare in pensione le persone prima lo abbiamo fatto per 12 mesi, un anno, di anno in anno, tirando fuori soldi che non abbiamo, facendo magari ulteriore debito, ma adesso siamo arrivati al punto di dirvi sì, ti mando in pensione prima ma non ti pago la pensione. Quindi forse sarebbe il caso di dire agli italiani qual è la verità. Non si può tornare indietro agli anni 80 e andare in pensione a 57-58 anni. Anzi, bisognerebbe dire agli italiani la verità. Guardate che sarà sempre peggio. Arrivederci a tutti e grazie.